Vi faccio sentire da dove siamo partiti. Ok, qua siamo su Devilman, una delle canzoni più anni 80, diciamo, delle varie sigle dei cartoni animati. Qua abbiamo la batteria molto pompata, molto riverberata. Riconosciamo cassa e piatti in questo momento. Poi entrerà Rullante e Tom. Per avvicinarci il più possibile alla canzone originale abbiamo dovuto intervenire su ogni singola pista. Per esempio la cassa, abbiamo dato un compressore, un gate e un equalizzatore. Sul rullante abbiamo dato un compressore e un equalizzatore. I tom hanno bisogno di più lavoro per farli rendere al massimo. Abbiamo dato un gate, un equalizzatore, un compressore e un riverbero aggiunto in diretta sulla traccia. Per i piatti solo un semplice Q è più che sufficiente. Su ogni pista poi abbiamo aggiunto il bus dei riverberi, che abbiamo tenuto costante per tutto il brano, per dare uno stesso ambiente e l'ambientazione più possibile fedele all'originale. Così abbiamo ottenuto la batteria che potete sentire sul disco. Adesso ci occupiamo della parte dedicata ai synth. Partiamo da un polysynth che abbiamo lavorato semplicemente con un EQ e un compressore, che suona in questa maniera. Poi andiamo ad aggiungere il tappeto di tutto il brano, che sono le viole. Andiamo a accendere le viole. E andiamo a sentire come suonano i violini. Combinando tutti e tre insieme facciamo il tappeto del ritornello. Al tappeto del brano andiamo ad aggiungere le batterie. E già assomiglia di più all'originale. Andiamo a completare con piatti, basso e piano. Con questo compressore multibanda abbiamo cercato di enfatizzare le basse e le medio basse delle basi, perché rispetto alla canzone originale con la voce molto sparata risultavano un po' scarne. Quindi abbiamo agito con questo compressore sulle medio basse, come si vede da questa schermata. Disattivando il compressore si sente più o meno come avrebbe suonato la base in presenza delle voci. Molto meno presenza anche sulle altissime. Riattiviamo. Con questo tipo di intervento riusciamo a far rendere gradevole la musica anche senza le voci, dandogli presenza e aria sulle altissime, cosa che in assenza delle voci risulterebbe, non dico spiacevole, ma non a questo livello. Così, anche se qualcuno volesse ingegnarsi nel cantarci sopra, sarebbe anche molto più divertente e più bello. Domino.